Dopo aver incassato la fiducia al Senato, il Premier Conte oggi è alla Camera per il voto nel pomeriggio al suo programma di governo. Intanto Matteo Salvini rilancia sulla flat tax, giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, così spende e investe di più. Poi definisce il superamento della legge Fornero un impegno sacro. Dal PD Renzi attacca, ora voi siete il potere, non avete alibi, è eterogeneo il fronte delle opposizioni. Forza Italia afferma su no un governo che non rappresenta la maggioranza votata dagli italiani, chiede di conoscere numeri e coperture finanziarie del programma, mentre Fratelli d'Italia sceglie l'astensione. Da Leo si sottolineano i rischi per la democrazia e per i conti dell'Italia. Botta e risposta sulla TAV tra il neo ministro delle infrastrutture Toninelli e Chiamparino. Se vogliono bloccarla dovranno passare sul mio corpo, aveva detto il presidente della regione Piemonte. Potrebbe non esserci mai sulla linea Torino-Lione un treno che passa sul suo corpo, replica con una battuta Toninelli, che poi cerca di rassicurare promettendo collaborazione a tutti i livelli istituzionali. Restano le incertezze sui mercati dopo la fiducia in Senato al governo Conte. Lo spread veleggia intorno ai 245 punti base. Piazza Affari, pur appesantita dai bancari, adesso vicina alla parità. I listini guardano al G7 in Canada nel fine settimana, attesa per il meeting BCE di metà mese, una riunione chiave per la tempistica sulla fine del quantitative easing. Si attendono i risultati degli esami per accertare la presenza di residui di polvere da sparo sulle mani e sui vestiti cui è stato sottoposto l'agricoltore di San Calogero nel Vibonese, indagato per l'omicidio di Sacò, il giovane sindacalista del Mali, ucciso a colpi di fucile sabato. A Ragusa intanto fermati 5 rumeni accusati di caporalato e traffico di esseri umani. Ne parliamo tra poco in TG Cronache. Marco Cecchinato nella storia, dopo 40 anni un italiano torna a disputare una semifinale del Roland Garros venerdì. L'azzurro, che ieri ha sconfitto in 4-7 il serbo Djokovic, si giocherà l'accesso in finale contro l'austriaco Thiem. Allora, una buona giornata dal telegiornale della 7, ancora una giornata calda per il Premier Conte dopo il discorso programmatico di ieri, su cui ancora si riflette per quel che c'era dentro quel discorso, quelle parole, per quel che era indicato, ma anche per le mancanze. Su questo riflettono soprattutto, lo vedremo, le opposizioni. E poi c'è la giornata di oggi, ieri la fiducia che si è ottenuta al Senato, oggi è il turno della Camera, il dibattito, i toni accesi, i temi toccati, fanno rumore soprattutto quelli scelti da Matteo Salvini per tornare sulla flat tax e su ciò che è giusto e sbagliato che paghino gli italiani, quelli che guadagnano di più e quelli che guadagnano di meno. Cominciamo da qui. Il Premier Conte si presenterà in aula alla Camera tra poco più di 2 ore per la replica al dibattito in corso. Seguirà il voto nominale con la maggioranza che a Montecitorio è blindata con numeri ancor più rassicuranti di quelli ottenuti in Senato, 171, 10 in più rispetto a quelli necessari. Non è insomma quello l'ostacolo da superare per il Premier, che già ieri, nel doppio intervento prima della fiducia, ha fissato le priorità del suo governo. Alla Camera il Premier potrebbe quindi integrare alcuni punti e affrontare argomenti invece rimasti fuori. Quindi confermare la linea sulle sanzioni da togliere alla Russia, chiarire se nel programma di governo rientra la riforma della Fornero, quella della buona scuola e il taglio ai vaccini, spiegare modalità e tempi di applicazione del reddito di cittadinanza e della flat tax. Proprio sulla tassa unica è intervenuto questa mattina il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, finendo nel mirino del Partito Democratico. Salvini ha difeso la flat tax perché, ha detto in una intervista alla radio, è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, così spende e investe di più. Con la flat tax ci guadagnano tutti, le parole esatte del segretario della Lega, che respinge le polemiche invitando a riascoltare la dichiarazione alla radio tutta intera. Pronto il leader del Carroccio a rilanciare anche l'abolizione della legge Fornero, obiettivo che definisce sacro. All'accusa di giustizialismo rivolta al governo risponde invece il neoministro Alfonso Bonafede. Il contratto è validissimo, dice ai cittadini onesti che lo Stato è dalla loro parte, le parole ancora di Bonafede. Tra gli impegni urgenti dei prossimi giorni la nomina dei sottosegretari, partita complicata con la Lega e 5 Stelle alla ricerca di un equilibrio condiviso che potrebbe essere rinviata la prossima settimana. Non siamo assolutamente ancora entrati in argomento, ha liquidato il caso Salvini. Incassata nel tardo pomeriggio la fiducia, il Premier Conte partirà per il suo primo impegno internazionale, il G7 in Canada, dove rimarrà fino a domenica.
E nel frattempo, come prevedibile, anche oggi gli applausi si mescoleranno ai mugugni, quelli che in particolare sono arrivate dalle opposizioni, un fronte molto eterogeneo ma compatto, così come compatto per una volta si è mostrato nel ritorno di Matteo Renzi il Partito Democratico. Noi siamo altro rispetto a quei 71 minuti di discorso di Conte, di rottura anti-sistema, però si è rivolto Renzi proprio agli esponenti del governo, stavolta non avete più alibi. Il fronte del no al governo giallo-verde resta compatto, opposizione dura ma responsabile, promettono dal Parlamento PD, Forza Italia, Leo e Fratelli d'Italia, seppur con i dovuti distinguo. Non siete lo Stato, siete il potere, siete l'establishment e noi siamo l'alternativa, ha detto ieri il senatore Matteo Renzi, tornato per un giorno protagonista della scena politica, stavolta dai banchi della minoranza. Tocca a voi, non avete più alibi, noi non faremo sconti, attacca l'ex premier che critica il contratto di governo, è scritto con l'inchiostro simpatico ed è garantito da un assegno vuoto, dice, e spara zero contro l'esecutivo con sfumature di nero e con un premier non autonomo, come lo ha definito il capogruppo Dem a Palazzo Madama Andrea Marcucci. Noi abbiamo fatto le cose, loro le raccontano, rivendica poi Renzi, ben sapendo che ripartire dal PD non sarà comunque facile. Lo sa anche il segretario reggente Maurizio Martina, che ieri ha organizzato al Nazareno, insieme ai vertici del partito, ex ministri ed esponenti della cultura, una giornata di studio sull'opposizione a destra e populismi, primo passo verso la futura riorganizzazione di tutto il centro-sinistra. Stessi toni arrivano da Forza Italia, alleata di Matteo Salvini, ma ferma sul no al governo guidato da Giuseppe Conte, che per gli azzurri non rappresenta la maggioranza votata dagli italiani. Noi siamo il vero centrodestra, i nostri programmi sono incompatibili con quelli del Movimento 5 Stelle. Attaccano gli azzurri che, come le altre opposizioni, sul contratto di governo chiedono numeri, dati e coperture finanziarie certi. È un programma arlecchino pieno di contraddizioni, un inganno alla buona fede degli italiani, spiega la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, che come il PD critica i capitoli che riguardano flat tax, reddito di cittadinanza, Europa e giustizia. Mentre l'altro alleato del centrodestra, Fratelli d'Italia, sul no a Conte preferisce astenersi. Guarderemo ai fatti, fa sapere Ignazio La Russa. Anche Leo sottolinea i rischi di questo esecutivo. È il governo della rottura, dell'irresponsabilità e dell'avventurismo. C'è da temere molto per la democrazia, per i conti pubblici e privati e per il nostro ruolo in Europa, scrive su Facebook il senatore Enrico Rossi, che invita PD e Leu a reagire e ad andare oltre insieme per non condannare la sinistra all'irrilevanza. Non avete sentito neanche una parola da parte del Premier Conte ieri, in particolare sull'alta velocità. Forse evitare di allargare quello strappo che in effetti era già stato evidente nei giorni del tentativo di trovare l'accordo proprio tra Lega e Movimento 5 Stelle. Quello sulle grandi opere, sulla TAV in particolare, è un capitolo che divide i due partiti che pure andranno a governare, governano e su quel tema dovranno trovare decisioni comuni. Oggi il neo ministro delle Infrastrutture Toninelli è tornato sul tema, ha detto che si analizzeranno costi e benefici di ogni opera, però poi subito dopo non è riuscito a sottrarsi a una polemica molto dura, un botta e risposta con il presidente della regione Piemonte. Toninelli, neo ministro delle infrastrutture, per la prima uscita si presenta a Torino, al Salone dell'Auto, ma anche la città del nodo TAV, nodo spinoso per il governo, perché la Lega è da sempre favorevole e ieri ha votato in Consiglio regionale in Piemonte un ordine del giorno a sostegno dell'opera, voto insieme con Forza Italia e PD. I 5 Stelle invece sono da sempre contrari. La scorsa legislatura cominciò proprio con una ispezione dei parlamentari del movimento al cantiere di Chiomonte e così ieri, proprio per non farsi autogol, il Premier Conte ha evitato ogni riferimento all'alta velocità. Io le ricordo che sul contratto di governo è indicata la rivalutazione di questo progetto e insieme anche alla Lega lo rivaluteremo. Dovrò recupererò molto velocemente tutti i dossier, partirò dalle cose già avviate, valuterò quali di queste progettazioni e pianificazioni già avviate stanno andando bene e cercherò di concluderle e farle proseguire nel miglior modo possibile. Tutte le altre invece le rivaluterò o le valuterò dal punto di vista di un'analisi dei costi e benefici, dal punto di vista giuridico e tecnico-scientifico, le cose che saranno necessarie dovremo fare. Insomma, Toninelli non si sbilancia ufficialmente, ribadisce quanto aveva dichiarato al Sole 24 Ore. Non voglio azzerare tutto, le infrastrutture sono un volano per l'economia, ma si capisce che la TAV è tornata in discussione. Se vogliono bloccarla dovranno passare sul mio corpo, aveva detto ieri Chiamparino. Toninelli gli risponde che potrebbe non esserci bisogno di mettersi di traverso sui binari della Torino-Lione. Su quella linea un treno potrebbe non passare mai, risponde Toninelli, che poi smorza.
A una battuta abbiamo risposto con una battuta. Attualmente nei cantieri della TAV lavorano 800 persone ed è già stato speso 1,5 miliardi di euro, la metà dall'Unione Europea e il resto fra Italia e Francia. Il costo totale dell'opera è di 8,6 miliardi di euro, il 35% a carico dell'Italia. Secondo i sostenitori della TAV, rinunciare all'alta velocità a questo punto sarebbe economicamente sconveniente perché esporrebbe l'Italia a risarcimenti e mancati vantaggi industriali per 2 miliardi di euro. Ma il fronte No TAV sostiene che se la rinuncia fosse ben motivata non ci sarebbero penali o rimborsi da pagare. Viene citato il caso del Portogallo che senza addebiti, almeno finora, nel 2012 lasciò cadere il progetto del corridoio ad alta velocità Lisbona-Madrid. E questi sono i giorni caldi della fiducia, delle prime frizioni che abbiamo sentito anche sull'agenda da condividere di governo. Naturalmente attendono e rispondono anche i mercati, soprattutto quando si va a individuare la mancanza di coperture oppure la mancata individuazione di quelle che saranno le coperture di tutte queste misure per il momento. Lo spread che si muove e i mercati in attesa anche delle prossime mosse imminenti della BCE. Ancora tensioni sui mercati che continuano a puntare i riflettori sulle vicende politiche italiane. I nostri titoli di Stato sono sotto pressione stamani. Lo spread, la differenza tra quanto rende il nostro BTP decennale e quello tedesco, è ritornato a oscillare. È salito superando la soglia dei 250 punti base e con tassi di interesse che sfiorano il 3%. Poi a metà mattinata giù intorno a 240, in linea con la chiusura di ieri a 239 punti base. Giornata importante che si è conclusa con il voto di fiducia arrivato in serata dal Senato al nuovo governo. Sotto stress anche i titoli a breve scadenza. Quelli a 2 anni hanno visto l'aumento di spread e di rendimenti volati all'1,3%. I mercati dunque mostrano così la loro prudenza verso il nuovo governo del cambiamento, poco rassicurati dalle parole del Premier Conte. Piazza Affari indossa la maglia nera tra le borse del vecchio continente. Bene in apertura, poi ha cambiato verso e a tirare laggiù sono stati i titoli bancari. Gli investitori preferiscono essere cauti e vendere le azioni delle banche proprio per evitare i rischi che potrebbero arrivare a cascata dal continuo aumento dello spread. L'altra spia di allarme da considerare è data dall'aumento sul mercato delle assicurazioni che proteggono dall'insolvenza dell'Italia. Secondo gli analisti, a preoccupare è soprattutto la politica economica e fiscale del nuovo governo, di cui però non si conoscono ancora i dettagli. Ma i mercati si agitano anche in vista dell'importante vertice della Banca Centrale Europea. Il 14 giugno i governatori centrali si riuniranno a Francoforte per fare il punto della situazione e decidere i tempi e i modi per la fine del quantitative easing, lo scudo di protezione creato da Mario Draghi per proteggere dalla speculazione i titoli di Stato, i nostri in primis. 30 miliardi di acquisti di titoli di Stato al mese che potrebbero venir meno forse a partire da settembre e sono in molti a chiedersi se il nostro paese con un debito pubblico mastodontico rischia nuovi attacchi speculativi. Indice MIB, lo aggiorniamo che in questo momento a Piazza Affari segna -0,32. Dicevamo che nell'agenda del governo è stato indicato, questo sì chiaramente dal Premier Conte, il primo banco di prova è proprio la gestione dei flussi migratori. Non si può che guardare anche a un accordo in questo senso e soprattutto una condivisione di responsabilità con l'Unione Europea che è chiaro già dalla giornata di ieri in Lussemburgo si è sfaldata su quel capitolo che riguarda la ridefinizione delle regole di Dublino. L'asse anche pur se per ragioni diametralmente opposte tra l'Italia e i paesi di Visegrad ha fatto il suo corso, si è unito lo scetticismo di altri paesi importanti e dunque la proposta bulgara è naufragata. In che direzione? Questo è ancora tutto da capire. Su Dublino è tutto da rifare. Dopo l'Italia, la Spagna, l'Austria e altri paesi, tra cui quelli del gruppo Visegrad, anche la Germania si è opposta alla riforma della presidenza bulgara, ieri nella riunione dei ministri dell'interno a Lussemburgo. Matteo Salvini, molto soddisfatto, parla di una vittoria dell'Italia, che con la sua posizione decisa ha spaccato un fronte comune e portato la maggioranza dei paesi europei dalla sua parte. Dal nuovo governo italiano, ha detto il segretario di Stato belga, mi attendo una stretta sulla migrazione, come tornare alla politica dei respingimenti.
Parlamenti, trovando il modo di aggirare, ha detto, l'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani. Parole fortemente criticate da Dimitri Avramopoulos. Non saremo la fortezza Europa perché la nostra politica è guidata dal principio del rispetto dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra, ha detto il commissario europeo. Il trattato ratificato per l'Italia nel 2003 dal governo Berlusconi prevede che la procedura per la richiesta d'asilo del migrante debba essere espletata dal paese in cui la persona ha messo piede per la prima volta, ovvero quasi sempre l'Italia, che costituisce la frontiera meridionale dell'Europa. L'accordo però stabilisce anche tempistiche ed eventuali respingimenti, oltre ai ricollocamenti tanto osteggiati dai paesi dell'est. Questioni che a questo punto verranno nuovamente affrontate nel vertice europeo di fine giugno. Una sfida estremamente complessa, anche perché i paesi che oggi fanno fronte comune sono, per altri versi, su rive opposte. Basti pensare ad Italia ed Austria con la questione della frontiera, o al gruppo Visegrad che rifiuta i ricollocamenti necessari per dare sollievo a paesi come il nostro, sulle cui spalle pesa di più la gestione dell'accoglienza. Il lavoro che dovrà mettere d'accordo in primis Commissione e Parlamento europeo, chiamati a dare una svolta, appare al momento molto difficile. E poi c'è il capitolo che riguarda anche i rapporti con la Russia, tutti da riscrivere, il commento della NATO rispetto alla posizione italiana, la NATO che dice buono e positivo il confronto con la Russia, ma sono importanti, restano le sanzioni. E poi la possibilità che la Russia rientri nel G8, il commento in mattinata davanti ai deputati della cancelliera tedesca Merkel, l'annessione alla Crimea è stata una evidente violazione del diritto internazionale, è giusto che la Russia continui a pagarne le conseguenze. Allora andiamo a Facebook, quasi un capitolo al giorno, ancora la denuncia del New York Times, ancora la condivisione di dati, ma in questo caso anche l'accordo con alcuni big molto vicini al governo cinese. Questo potrebbe fare la differenza nelle accuse pesanti proprio nei confronti di Facebook. Su una cosa negli Stati Uniti non si scherza, la sicurezza nazionale. Per questo motivo il nuovo inciampo di Mr. Zuckerberg rischia di essere ben più grave del precedente e del previsto. L'accusa, scritta nero su bianco sul New York Times stamattina, infatti è tanto precisa quanto grave. Facebook ha condiviso dati degli utenti con almeno 4 aziende tecnologiche cinesi, compresa la Huawei, che risulta nella lista nera americana perché è considerata una minaccia, appunto, per la sicurezza nazionale. Il passaggio di dati sarebbe avvenuto sulla base di un accordo di collaborazione stretto dal social network con Huawei, Lenovo, Oppo e TCL a partire almeno dal 2010, grazie al quale le 4 società avrebbero avuto accesso privatamente a determinati dati degli utenti. Un accordo molto conveniente anche per Facebook, in realtà, che in questo modo è entrato di fatto nel mercato della telefonia mobile quando le app del social media non erano ancora diffuse su cellulari. Non è arrivata infatti alcuna smentita dalla società di Zuckerberg. Facebook ha confermato che l'intesa è ancora in piedi, ma che con Huawei sarà annullata entro la settimana. Non solo, è stato specificato anche che i dati condivisi con Huawei sono rimasti nel telefonino e non sono stati raccolti nel server della società cinese. Dichiarazioni naturalmente tutte da verificare, che per ora il governo cinese non commenta, dal momento che si tratta di una cooperazione tra società private. Speriamo solo, hanno dichiarato dal Ministero degli Esteri, che gli Stati Uniti possano dare un imparziale, trasparente, aperto e amichevole ambiente per investimenti e attività delle compagnie cinesi. Un messaggio chiaramente diretto al presidente Trump, che nelle ultime settimane ha preso di mira, oltre Huawei, anche ZTE, mettendo al bando le vendite dei fornitori americani a queste società, proprio per motivi di sicurezza nazionale, che per una volta prevalgono su quelli economici. Pochi giorni all'inizio del Mondiale ne avremmo parlato, nel caso si fosse giocata come di una partita che poteva dare indicazioni importanti sulle ambizioni dell'Argentina. Invece l'Argentina sabato non giocherà in amichevole contro Israele, non un amichevole ma davvero adesso un caso politico e diplomatico scottante in una terra già ricca di tensioni. L'Argentina minacciata, secondo alcuni, tra le proteste dei palestinesi, ma anche il ministro della difesa israeliano è stato durissimo, ha detto hanno ceduto gli argentini alle pressioni di chi ci odia. Una storia, quella che vogliamo raccontare, come ne possono accadere in Medio Oriente. Poi se c'è di mezzo Israele è automatico diventi un caso politico, diplomatico, internazionale per effetti e risonanza. La nazionale argentina dunque ha rinunciato a giocare a Gerusalemme il 9 giugno prossimo una partita amichevole contro la nazionale israeliana programmata da tempo in vista dei prossimi mondiali di Russia. Da settimane infatti Leo Messi e compagni sarebbero stati sommersi di messaggi evidentemente minacciosi inviati via web da più di un'organizzazione riconducibile
al mondo palestinese, fino a quanto visto a Barcellona con il lancio di magliette insanguinate in campo contro i giocatori argentini. E così spaventata la federazione argentina ha fatto marcia indietro. Per capire bisogna ricostruire una serie di eventi. La partita inizialmente doveva svolgersi nello stadio top di Israele, quello del Maccabi Haifa a nord, il 22 maggio scorso, 8 giorni dopo la cerimonia dell'ambasciata americana trasferita da Tel Aviv a Gerusalemme del riconoscimento della città santa ad unica ed indivisibile capitale dello Stato ebraico. Benjamin Netanyahu e la sua ministra dello sport Miri Regev annunciano lo spostamento del match da Haifa al Teddy Stadium, sede del Beitar Jerusalem, stadio dedicato a Teddy Kollar, famoso ex sindaco della città, costruito in uno dei tanti pezzi di terra ora israeliana ma un tempo palestinese occupati dallo Stato ebraico. Abbastanza per iniziare la protesta di stampo arabo, un'occasione per il governo di destra a guida Netanyahu di ribadire il ruolo di capitale della città a solo appannaggio degli ebrei. Una provocazione mal digerita che ha scatenato l'offensiva anti-argentina, conclusa con la decisione di non far giocare l'Albi Celeste in terra santa da parte della Federazione Sudamericana, contro cui gli israeliani nulla hanno potuto. I palestinesi dentro e fuori i territori hanno festeggiato quella che anche Gonzalo Higuaín ha giudicato come la decisione più giusta da adottare. Mentre senza dubbio eloquente risuona in queste ore il commento di Alon Hazan, allenatore israeliano, che dice: con tutto il rispetto per Leo Messi, se il problema è questo allora dico che Messi è il più grande giocatore della sua generazione, ma Gerusalemme per me, israeliano ed ebreo, è per sempre. Andiamo ancora all'aggiornamento drammatico del numero dei morti dopo l'eruzione del vulcano De Fuego in Guatemala. 75 morti accertati, bilancio destinato ad aggravarsi drammaticamente. Secondo l'Agenzia Nazionale per i Disastri, infatti, i dispersi sono ancora almeno 192. L'Istituto di Medicina Legale ha inoltre riferito che delle 75 vittime, al momento solo 23 sono state identificate. Ci sono ancora una cinquantina di feriti e la ricerca dei corpi, lo vediamo anche da queste immagini nei villaggi sulle pendici del vulcano, procede molto lentamente anche a causa della natura del terreno e a causa del fatto che dal vulcano continuano a scendere rocce, fango bollente e ceneri. Allora, Marco Cecchinato è un nome che ai non addetti del tennis fino a qualche giorno fa, diciamolo chiaramente, non diceva molto. È diventato un eroe del tennis azzurro. 40 anni dopo Barazzutti giocherà una semifinale a Roland Garros, ha battuto Djokovic, insomma ce n'è abbastanza, giocando una partita perfetta perché la sua avventura non finisca qui. All'inferno e ritorno, la favola di Marco Cecchinato da Palermo è un po' come le montagne russe. Ieri la sua carriera, sino a una settimana fa anonima, ha avuto un'impennata da capogiro. Il successo contro l'imperatore Novak Djokovic, ottenuto al tie-break del quarto set, ha infiammato il pubblico parigino. Lui, che nella classifica ATP occupava sino alla scorsa settimana la posizione 108, lontana anni luce dalle grandi stelle del tennis, ricorderà questo 2018 come l'anno della rinascita. Il maledetto 2016 sembra oramai lontano anni luce per Cecchinato, una squalifica per scommesse e violazione del principio di lealtà sportiva. 18 mesi la condanna in prima istanza, poi ridotta a 12 e infine estinta per un difetto procedurale. La fine di un incubo e la faticosa risalita culminata lo scorso aprile col successo nel Grand Prix d'Ungheria. Poi l'uscita al secondo turno degli internazionali di Roma un mese fa per mano del belga David Goffin, numero 9 al mondo, battuto domenica scorsa agli ottavi e che sembrava per tutti l'obiettivo massimo da poter raggiungere in questi Open di Francia. Invece l'impresa di ieri regala al tennis italiano una semifinale in uno dei 4 tornei del Grande Slam che mancava da ben 40 anni al nostro tennis. E il segreto di questa repentina trasformazione ce lo spiega proprio lui. Non ho nessun mental coach, sto maturando io all'età di 25 anni, perché no? Penso che sia cambiato qualcosa nella mia testa da 2 mesi a questa parte. Inizio a credere davvero nelle mie potenzialità, oltre al lavoro dietro, quindi credo che ogni tanto possa scattare quel click che ti faccia fare davvero un salto del genere. E ora sognare è permesso in una semifinale che opporrà il nostro Cecchinato all'austriaco Dominic Thiem, numero 8 al mondo e specialista della terra rossa. In caso di vittoria verrà cancellato dall'albo dei record un certo Adriano Panatta, ultimo italiano finalista di un torneo del Grande Slam nel lontanissimo 1976. Allora,
Allora, con questo ci fermiamo. Naturalmente ancora al TG Cronache con Caterina Bizzarri in apertura. Il punto sulle indagini per l'uccisione di quel esponente sindacalista Magliano ucciso nella giornata di sabato. Grazie, una buona giornata a tutti voi. Se volete domani alle 13:30 siamo di nuovo qui.